Oggi vi racconterò di un incontro magico. Avevo circa 17 anni quando, girando in skateboard nel mio quartiere, mi avvicinai a casa mia, ero di ritorno verso casa, quando sentii il suono di un pianoforte provenire da un garage. E allora timidamente scesi dallo skate, molto rumoroso, e cercai di avvicinarmi ed era proprio il suono di un pianoforte proveniente da uno di quei 2000 garage del quartiere Barca di Bologna. C'era più cemento che esseri umani. Mi avvicino in questo garage, alla porta, il suono si fa sempre più forte, è come un topolino che insegue la scia di formaggio. Sono entrato all'interno di questo garage, incuriosito da questa cosa molto insolita. E lì di fatto all'interno del garage, invece di trovare odore di officina, di benzina, di olio e quindi macchine, ho subito visto tantissimi pianoforti, la maggior parte dei quali smontati, e in fondo, in una saletta con una vetrata, un signore molto anziano che suonava un genere a me completamente sconosciuto, jazz, blues. E allora mi avvicinai, lui mi vide. E così si interruppe. Iniziò questa conversazione e mi chiese: "Ciao, come ti chiami?" E io dissi: "Matteo, e tu?" "Io mi chiamo Ero Alberti." E da lì nacque un'amicizia intergenerazionale, perché allora aveva circa 77 anni, io 17, ci separavano quei 60 anni di vita e di esperienza. Ma eravamo uniti da questa passione comune, la musica, e in questo caso il pianoforte. Da lì iniziamo a raccontarci e di conseguenza nacque questa amicizia veramente profonda. Lo ricordo sempre sorridente ed è un uomo che non ho mai visto né triste né una faccia arresa né mogio, sempre con una grandissima gioia di vivere e un grande sorriso. Altra caratteristica di Ero Alberti consisteva nel fatto che aveva scelto di dare lezioni di pianoforte esclusivamente ai pensionati. Paradossalmente diceva sempre che se non gli mostravano il libretto della pensione, lui non dava lezione. E allora si era creato una sorta di club, una sorta di incontro all'interno del suo garage tra tutti questi anziani che vivevano tra via Corino di Marzo, via Varoglio, via Battendarno di Bologna, tutti curiosi di imparare a suonare il pianoforte. E lui dava lezioni di pianoforte esclusivamente a pensionati. Fin da lì subito capì la profondità di questo uomo, perché dava un messaggio potentissimo, ovvero quello che non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi di imparare uno strumento complicato e complesso come il pianoforte, non è mai troppo tardi per chiedere scusa, non è mai troppo tardi per ricominciare ad amare, per ricominciare a fidarsi dell'amore, lasciare stare le delusioni, i dolori. E poi forse la cosa più importante, non è mai troppo tardi per riprendersi in mano un sogno che avevamo accantonato, avevamo messo da parte. Il mio sogno intorno a quell'età era quello di suonare e probabilmente anche quello di diventare famoso, perché allora non avevo compreso la pericolosità dell'essere famoso. Probabilmente essere famoso ti toglie una delle cose più preziose che abbiamo, ovvero la libertà. La libertà di non essere riconosciuto, la libertà di poter camminare dove vuoi, quando vuoi, e la libertà di essere completamente se stessi, senza mai scendere a compromessi, perché tendenzialmente più si sale e più incontri persone che ti chiedono quel compromesso che magari può minare la tua autenticità, la tua coerenza, la tua assenza e la tua essenza. Non bisogna mai arrendersi perché, per quanto mi riguarda, appena entrato in conservatorio, in prima media, mi dissero che con queste manine, piccole e tozze e sicuramente non belle,
Non sarei mai potuto diventare un pianista. E probabilmente in parte il maestro che me lo raccontò, me lo disse, aveva anche parzialmente ragione. Magari non sarei mai diventato un pianista esecutore di musica classica di altissimo livello. Pensate che Rachmaninoff, estendendo la sua mano, prendeva una tredicesima, io arrivo malapena a una nona. Probabile. Ma il fatto è che, senza saperlo, questo insegnante ha commesso con me, poi ho scoperto anche con altre ragazzine e ragazzini, dei crimini inimmaginabili, ovvero minare i sogni di chi era piccolo e ci credeva tanto. Io purtroppo ci credetti, i miei genitori insieme a me, e finita la terza media smisi praticamente di suonare. E tirai avanti a cuci spintoni fino ai 16-17 anni, e poi a 17 avvenne un completo distacco dal pianoforte, dalla composizione, dalla musica, per poi ritrovarla, come vi ho detto nelle altre puntate, in Sud America, quindi circa nel 2005. Per quasi 10 anni ho staccato completamente le mie intenzioni, la mia voglia dal suonare. Ma tornando al signor Alberti, il parallelismo con un film che ha segnato la mia vita, dal titolo L'attimo fuggente, mi ricordo un momento in cui questo insegnante disse a tutti i suoi studenti che bisogna combattere per trovare la propria voce. E più tardi si rimanda a questa ricerca, è molto più difficile riuscire a trovarla. A tutti voi, Mr. Alberti Jazz.